Buongiorno dal TG Med, politica in primo piano con il botta e risposta a distanza tra Silvio Berlusconi e Rosario Crocetta, l'ex premier ieri in collegamento telefonico con Taormina al primo meeting di Forza Italia, Club Forza Silvio in Sicilia, ha pronunciato parole molto dure nei confronti del governatore siciliano, accusandolo di un immobilismo inaccettabile. Esistono consapevolezze, ha detto Berlusconi, che ci fanno stare ad un'opposizione dura del governo Crocetta. Il fatto che ci sia un immobilismo inaccettabile da parte della Giunta, la finanziaria di fine anno bocciata dal commissario dello Stato, una riforma delle province che qualcuno ha definito un aborto e ancora il non utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione Europea, l'assenza di credito e di ossigeno per le imprese. Non si è fatta attendere la replica del governatore siciliano. L'attacco di Berlusconi nei miei confronti, ha detto Crocetta, si colloca all'interno di una linea di un centrodestra che, dopo aver distrutto la Sicilia e avere subito una clamorosa sconfitta, non solo non si rassegna, ma vuole impedire il riscatto dell'isola. Ancora crolli in Sicilia, sarebbe stato uno smottamento di terreno a provocare il crollo di una palazzina a Vicari nel palermitano, è accaduto in via Capitano Cappellini, a cedere la parte di un edificio che era abitato. Per fortuna non ci sono stati feriti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Tutto questo a poche ore di distanza da un altro crollo, questa volta a Palermo in via Noce, dove è crollato il tetto di una palazzina disabitata. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno transennato la zona mettendo in sicurezza l'edificio per evitare nuovi crolli. Un pestaggio punitivo, quello che si è verificato sabato sera in via del Vespro a Palermo. Una decina di giovani ha bloccato l'autobus 246 dell'AMAT nella zona del Policlinico. In quattro sono saliti a bordo, hanno fatto scendere a forza un giovane accusandolo di avere appena commesso uno scippo. Condotto in una zona poco illuminata, il ragazzo è stato selvaggiamente picchiato davanti agli occhi di alcuni passeggeri e dell'autista dell'autobus, che nel frattempo erano scesi dal mezzo per dare l'allarme. Una volta giunta la polizia, però, la gang si è dileguata, gli agenti non sono riusciti neanche a rintracciare la vittima dell'aggressione. È finito in rissa l'8 marzo al pub Marrakesh di Via Bara all'Olivella a Palermo. Un gruppo di giovani si è rifiutato di pagare il conto e i ragazzi hanno messo a soqquadro il locale, pieno in quel momento di donne che stavano festeggiando. I proprietari hanno cercato di contenere la rissa, ma sono stati colpiti al volto e sfregiati e sono stati medicati poi al pronto soccorso. Nella zona della Movida c'erano in corso alcuni controlli della polizia. Gli agenti sono riusciti a bloccare due dei giovani coinvolti nella rissa, Bernardo Bono e Francesco Squaglieri Rinella, di 30 e 22 anni, finiti entrambi in manette. Si indaga a balestrate su una intimidazione avvenuta la notte scorsa. L'auto del comandante della stazione dei Carabinieri è andata in fiamme, la sua Ford Focus era posteggiata in via Madonna del Ponte. Sono intervenuti i vigili del fuoco e stanno indagando gli stessi carabinieri. A Catania proseguono le indagini dei carabinieri dopo la scoperta di una stamperia casalinga di banconote false. In manette sabato scorso è finito il pregiudicato Salvatore Massimiliano Guglielmino, di 39 anni. Indagini che erano scattate dopo una segnalazione dell'Europol, visto che parte delle banconote erano state già messe in circolo in diversi paesi europei, e seguendo il flusso di denaro gli investigatori sono arrivati proprio a Guglielmino, che aveva installato la sua stamperia abusiva nella sua casa del quartiere San Cristoforo. Adesso le indagini stanno proseguendo per cercare di individuare altre stamperie a Catania. Stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro nel ristorante in cui lavorava, ma durante il tragitto ha perso il controllo della sua auto schiantandosi contro il guardrail. È morto così Mario Di Parenti, 62 anni. L'incidente ieri sera sulla statale Catania Paternò. Tra le ipotesi privilegiate, quella di un colpo di sonno. L'uomo lavorava in un ristorante e aveva appena concluso un turno di lavoro di 12 ore.
Ricorre oggi il 66° anniversario della morte di Placido Rizzotto, il sindacalista ucciso dalla mafia. In occasione di questo anniversario, il vigneto, realizzato nel feudo Verbum Caudo, confiscato al boss Michele Greco, viene intitolato al sindacalista grazie ad un'intesa fra l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati e il Consorzio Sviluppo e Legalità, che ha ricevuto il terreno. Al Verbum Caudo lavorano i giovani di tre cooperative, Libera Terra, Lavoro e Non Solo e Placido Rizzotto. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, l'informazione torna però più tardi. Grazie a tutti e buona giornata.